Ultima ora e ultima news che riguarda la casa più spiata d'Italia, quella di Cinecittà del Grande Fratello VIP 6, lite accesa tra Lulu e Soleil. La principessina Selassie asfalta l'ex di Uomini e Donne. Non abbiamo più paura di te, non rompere, hai rotto il puntini puntini. Ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. Lulu stava parlando con Baru per cercare di capire chi avesse preso il tartufo che se sembrava essere scomparso nella casa del Grande Fratello. Così la principessina chiede a Baru se fosse stato lui l'artefice di questo furto, ma ovviamente il ragazzo nega. Questa cosa qua non va bene, ha sentenziato Lulu, aggiungendo che per principio desiderava sapere chi fosse l'artefice di questo furto, dato che se fosse stata lei la colpevole, di sicuro gli altri concorrenti non gliela avrebbero fatta passare liscia. Immediatamente, da lontano dal giardino, arriva la reazione di Soleil Sorgè. Pur non essendo coinvolta nella discussione, si è intromessa e ha cominciato a insultare Lulu. Soleil, che non c'entrava niente nella discussione, si intromette dicendo a Lulu che lei è la prima che nasconde tutte le cose in camera sua, iniziando dai dolci, ai biscotti, dalla torta alla frutta. Ovviamente sbotta rivolgendosi a Lulu. Poi quest'ultima, quindi la principessina, gli dice di non agitarsi e di stare serena, ma il clima tra le due inquiline della casa del Grande Fratello si è infuocato nel giro di pochi secondi e se ne sono detti di ogni. Lulu è stanca, non ce la fa più e quindi zittisce Soleil. L'ex di Uomini e Donne, infatti, era senza parole. Perché, gli dice Lulu, pensi che se urli la gente stia zitta perché hai paura? Io e noi non abbiamo paura di te, non rompere il... Basta, ciao, ha sbottato Lulu, che così, senza far replicare a Soleil, l'ha zittita immediatamente. Soleil poi di nascosto ha sbottato dicendo e facendo capire agli altri inquilini che Lulu è una grandissima maleducata, ma per quanto riguarda la principessina ho voluto interrompere il discorso con Soleil non rivolgendogli più la parola. E voi avete visto la discussione? Che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale perché solo così non potrai perderti questo ma nessun altro prossimo video.